chiude il ladro nel negozio e viene denunciato per sequestro di persona. È accaduto a Rimini, dove il commesso, in attesa di chiamare i carabinieri, aveva rinchiuso il rapinatore all'interno del negozio in cui lavorava. Non è la prima volta che si sentono notizie simili in Italia. Lei cosa ne pensa? No, no, se uno lo chiude, cioè se tu vieni a casa mia, io sì che posso chiuderti, perché cioè se tu sei fuori io ti chiudo in un posto che non so, ma se tu vieni a casa mia no, non è sequestro di persona, sei tu che mi, cioè, rischio di essere aggredita io per colpa tua, perché tu entri a casa mia. Quindi secondo lei il commesso ha agito nella maniera giusta? Oh sì, e care grazie che non abbia avuto dei problemi lui, perché a volte le reazioni non si possono mai sapere. Beh, penso che abbia fatto poco questo signore qua. Doveva fare qualcosa in più, perché il ladro, cioè in casa degli altri, non deve neanche entrare in casa degli altri, specialmente se è un negozio. Quindi secondo lei il commesso ha agito nella maniera giusta? Giustissima. E per quanto riguarda ciò che ha deciso lo Stato, invece, cioè che il commesso è stato accusato di sequestro di persona? È una legge sbagliata, secondo me. Cioè, in casa mia io sono libero di fare ciò che voglio. In casa mia. Qui, se le leggi poi le fanno come vogliono loro, non... Farsi giustizia da sé non è corretto, però a male estremi rimedi. Se non ci aiuta lo Stato, penso che sia... Non so, dovrei trovarmi in una situazione del genere per poter sapere come reagire. Così si va contro la legge, perché se si chiude uno sgabuzzino è sequestro di persona, però se non si è tutelati, nessuno ti aiuta, forse distinto mi verrebbe anche a me comportarmi in questo modo. Quindi il commesso non è giudicabile, diciamo? No, perché l'istinto ti porta a proteggere la tua attività, la tua casa, quindi... Credo che abbia agito correttamente, poi da qui ad aggredirlo, a sparargli magari, però anche lì si fa presto a passare dalla parte del giusto a commettere un reato, quindi non so cosa dirvi. Lei non crede che l'Italia stia degenerando in un atteggiamento, diciamo, di antitutela nei confronti dei propri cittadini? Ma ci sono episodi di antitutela, però se tu vieni a casa mia non è antitutela, lì è legittima difesa. Cioè, se pensiamo in America, che le armi vanno, cioè tutti sono armati e tanti vengono uccisi alle spalle, eccetera. Quindi sì, ci sono degli episodi, cominciano anche in Italia degli episodi così, però se tu vieni a casa mia è legittima difesa, non è accanimento, cioè non è una cosa... Quindi lo Stato fa male ad accusare il commesso di sequestro di persona? Ma questo sì, senz'altro, sono convinta. Sono loro i privilegiati, quelli che vengono a fare le rapine in casa e picchiano anche la gente. Cioè quella gente lì dovrebbero buttare via le chiavi quando le prendono e basta. Quindi secondo lei ci vorrebbe anche magari una legge diversa per tutelare? Una legge diversa, sì.